Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, è intervenuto giovedì 21 settembre a Palazzo degli Anziani ad Ancona, in occasione della Giunta Nazionale CONI, presieduta da Giovanni Malagò, che per la prima volta in 102 anni di storia si è riunita fuori dalla sua sede ufficiale. Decisione assunta per esprimere la vicinanza concreta alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso anno. Ascoltiamo la dichiarazione del presidente Ceriscioli. Una giornata importante per le Marche, il CONI ha scelto la nostra regione per accompagnare qui 3.200 ragazzi, 700 accompagnatori, una grande festa dello sport, la riunione della giunta del CONI che è diventata itinerante e che arriva in questa regione. In un anno particolare, l'anno in cui dopo lungo tempo mettiamo in moto risorse importanti per quanto riguarda lo sport, sono ormai mancano pochi giorni all'uscita del bando che permetterà a comuni e società sportive di riqualificare gli impianti in giro per la regione. Erano veramente tanti anni, c'era qualcuno che se li ricordava, ma si trattava di amministratori che lo facevano molto tempo fa, ma è il segno di un'attenzione allo sport in tutte le sue dimensioni, quella turistica che vogliamo valutare insieme all'università, per calcolare proprio la ricaduta di cosa vuol dire fare sport e portare persone dentro una manifestazione sportiva. Quella legata alla salute, con un impegno molto importante che si sta concretizzando, nato da un ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, di utilizzare i fondi della salute relativi alla prevenzione per sviluppare corretti stili di vita nei più piccoli, nei più grandi, con un beneficio per loro stessi e per la comunità in generale. Un'altra cosa importante, sport e periferie, la richiesta di quattro regioni, delle regioni colpite dal terremoto, di poter privilegiare questi territori per quelli che sono fondi statali destinati alla riabilitazione urbana per creare luoghi di aggregazione che combattano insomma, fenomeni che ben conosciamo quando i giovani non fanno sport, piuttosto spesso purtroppo fanno altre cose. Un pacchetto completo di impegni e di interventi che ci vedono in prima linea e spesso che il CONI, con la sua presenza nelle Marche, con un impegno importante rispetto a una infrastruttura sportiva della nostra regione, segni in termini di riconoscimento del lavoro fatto.